Bentrovati a tutte e a tutti in questo nuovo video, il quale, come potete vedere dal titolo, vi parlerà di un problema che ho avuto personalmente pochi giorni fa con G-Streamer. Quindi, per una volta, questo video pubblicato sul mio canale non sarà dello stesso tipo di quelli consueti, ovvero di tipo divulgativo o di tipo che spiega un determinato argomento, che vi mostra come funziona una determinata cosa, di tipo funzionale, ecco, volevo dire, o divulgativo, ma sarà questo video di tipo, come dire, buono sapersi che c'è. Può sempre venir buono un qualche momento in futuro, chi lo sa. Ovvero, non è un video che vi spiega qualcosa che da subito o da domani potete iniziare ad applicare anche voi, a studiare, ad approfondire come appunto altri video del mio canale. Ma si tratta proprio di uno di quei video che vi spiegano un problema con il quale mi sono confrontato, come l'ho risolto. E appunto ho deciso di creare questo video, pubblicarlo anche per me stesso in fin dei conti. Dovesse succedermi ancora in futuro, in là nel tempo, chi si ricorda cosa avevo fatto, so che ho questo video a disposizione. E così, come sempre, visto che come dire, la mia missione è anche quella di condividere con voi le conoscenze che acquisisco anche personalmente man mano, condivido anche questa problematica che appunto ho risolto pochi giorni fa. Cos'è G-Streamer? Giusto due parole perché in quanto utilizzatori nel caso specifico di Ubuntu probabilmente non ci rendiamo conto che dietro le quinte dei programmi che ci fanno sentire la musica o dei programmi che ci fanno vedere i video non ci rendiamo conto perché non appare esplicitamente che dietro c'è come dire, un'architettura multimediale di pacchetti, di programmi, di librerie, di plugin che sta sotto il cappello del progetto G-Streamer. Questo è appunto lo scopo di G-Streamer. G-Streamer è un progetto specificatamente per ambito GNOME o GNOME, come volete chiamarlo, ma probabilmente adesso anche per KDE o altri ambiti. G-Streamer appunto ha preso piede, ha avuto successo, è un progetto che è diventato solido nel tempo ed è questa, come dire, piattaforma software multimediale che sta dietro le quinte appunto del nostro desktop quando appunto eseguiamo delle operazioni multimediali tipiche, appunto vedere video, ascoltare musica, eccetera, o anche editare video, ecco. Quindi questo giusto per capire cos'è G-Streamer, perché magari vedendo il titolo non ne avete mai sentito parlare, dite ma che cos'è? Io magari non l'ho neanche installato sul mio PC. Invece no, se usate Ubuntu come me o anche altre distribuzioni basate su GNOME, sicuramente avrete installato per difetto questo insieme di librerie e software che gestiscono appunto la parte multimediale del vostro desktop. Ecco, io ho avuto appunto qualche giorno fa un problema con questa infrastruttura multimediale G-Streamer 1.0 perché è la versione attuale disponibile su Ubuntu 14.04 a lungo termine di supporto, che è quella che sto utilizzando io. Perché appunto ho deciso di fare questo video? In parte ve l'ho già detto, appunto per condividere la conoscenza e per, come dire, archiviare quanto ho fatto in questi giorni a memoria futura, ecco, per futura memoria, ma anche per altri motivi. Ho avuto anche altre, come dire, motivi per i quali mi hanno portato a creare questo video, ovvero il primo, non indifferente, è che una volta constatato il problema
Solitamente con una o due ricerche in rete con Google il problema si risolve, nel senso che già qualcun altro l'ha avuto, si trova una pagina dove viene descritto il tuo problema, vedi come è stato risolto e tu replichi la soluzione. In questo caso non è stato così evidente, quindi ho avuto qualche difficoltà a raccogliere le informazioni per risolvere il mio problema. Perché si tratta di un problema un po', come dico qui, un po' strano. Ecco, io da un momento all'altro, diciamo così, da un giorno all'altro, mi sono trovato con specificatamente Totem, che è il lettore multimediale di video, ma anche di audio volendo, che non mi visualizzava più alcun video. Ecco, qualsiasi video io aprissi, mi ritornava un errore, e ve li faccio poi vedere questi errori fra un attimo. Ecco, quindi in sostanza, come dire, avevo la mia piattaforma multimediale, tecnica, software sul mio sistema che non funzionava più. E vallo a spiegare alla rete, ovvero a Google, vallo a mettere in italiano o in inglese questo fatto, ovvero, come dire, fino a ieri mi è sempre funzionato tutto, apparentemente non ho modificato nulla, adesso non mi funziona più niente. Questo non è così evidente, e in effetti ho avuto le mie difficoltà a trovare almeno degli spunti o degli indizi che mi portassero alla soluzione. Fatto sta che ho avuto appunto questi problemi a reperire le informazioni necessarie. Un altro aspetto è che GStreamer nel tempo si è evoluto in fretta e ha anche cambiato abbastanza spesso il suo modo di gestire le impostazioni di GStreamer stesso, ovvero, che ne so, le cartelle nella vostra home dove vengono salvate le impostazioni di GStreamer stesso, i classici file di impostazioni, dove vengono messi. Qualche anno fa venivano messi in un posto, adesso vengono messi in un altro. Qualche anno fa erano in un certo formato, che ne so, XML o di testo, adesso sono in un altro formato. Ecco, tutto questo, oltre ad avere le difficoltà diciamo, a scremare le informazioni in rete per focalizzarsi sul tuo problema, c'è anche altro problema che si somma, è che se trovi le informazioni non è detto che siano sufficientemente aggiornate per corrispondere alla tua situazione corrente. Quindi, laddove magari trovavo degli indizi in rete su un problema simile al mio, ecco che magari era una pagina di, che ne so, 3 anni fa e non descriveva già più la situazione di GStreamer come quella che ho adesso attualmente in Ubuntu 14.04. Quindi sono un po' due problemi che si sono sommati nella ricerca della soluzione. E ecco che quindi, come qui dico e ho già detto in parte, per tutte queste ragioni, quindi per le difficoltà che ho avuto nel reperire le informazioni necessarie e per le difficoltà che GStreamer stesso ha posto per trovare la soluzione, essendosi evoluto nel tempo, ho deciso appunto di raccogliere le informazioni in questo video, pubblicarlo appunto a futura memoria, in modo che possiamo fare un punto aggiornato a quasi fine 2014. Casomai capitasse anche a voi un problema come questo, sapete che c'è questo video che ve lo risolve. Ecco. Vi potreste anche chiedere come mai ho avuto il problema. Perché io stesso, in tutti gli anni che uso Ubuntu e in tutti gli anni che Ubuntu, essendo basato su GNOME, ha avuto GStreamer sotto il cofano, diciamo così, come motore multimediale, io non ho mai avuto un problema con GStreamer. Fatto sta che mi è capitato questa volta. Ecco, il perché è presto detto. Essendo uno, come dire, una persona curiosa che vuole sempre imparare, con un sistema Linux ci sono tutti i mezzi e le possibilità per imparare, e quindi pasticcia di qua, pasticcia di là. Questa volta si vede che ho pasticciato qualcosa che non dovevo ed è successo il patatrac. Quindi ho rovinato qualcosa senza accorgermene, che ha a che fare con GStreamer e non funzionava più nulla. Ecco. Quindi io uso il verbo pasticciare, in realtà sarebbe meglio dire studiare, indagare, provare. Ecco, quindi voilà.
Probabilmente un problema come questo, se non siete, tra virgolette, pasticcioni come me, non vi dovrebbe mai capitare. Però non si sa mai, ecco, come dico, buono sapersi, può sempre venire buono un video come questo. Ora passiamo alla parte concreta, insomma, dopo questa più o meno lunga introduzione per capire il contesto che mi ha portato a creare questo video, passiamo appunto alla parte concreta. Allora, prima di tutto, GStreamer, quando voi installate Ubuntu da zero in una nuova installazione, sapete, immagino, perché sarete passato tutti l'assistente o il wizard di installazione, cioè uno dei primi passi, se non il primo, vi chiede se volete installare anche i codec, ovvero le parti software necessarie a gestire i formati proprietari. Formati audio, video proprietari tipo l'MP3, eccetera. Se voi attivate quel vistino lì, quel check lì, automaticamente durante l'installazione di Ubuntu vi vengono già anche installati i vari plugin supplementari, oltre a quelli base, necessari a GStreamer appunto per gestire questi formati, tipo appunto MP3, MP4, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta quindi che nella mia installazione, ovviamente, ho attivato quell'opzione e i plugin, come potete vedere qua sullo sfondo del video, ho aperto apposta Ubuntu Software Center per mostrarvi che i vari plugin, vedete tutti col vistino verde, tutti quelli che ho potuto installare, è mia abitudine sempre installarli, e vedete che tutti i plugin di GStreamer che sono disponibili, e naturalmente che uso, che ha senso che installi naturalmente, ecco, perché che ne so, questo qua che ha a che fare con Crystal HD, che non so neanche cos'è, è inutile che lo installi se poi non lo userà mai il mio sistema. Comunque vedete che ci sono parecchi vistini verdi. Questo per dire che i plugin nel mio sistema erano installati, per dire, già una settimana fa e lo sono tuttora oggi, e nel frattempo mi è capitato il problema che vi vado a descrivere. Quindi i plugin, quindi l'infrastruttura di GStreamer è correttamente installata nel mio sistema. Ecco, Ubuntu Software Center possiamo anche abbandonarlo. E cosa è successo in fin dei conti un paio di giorni fa? Provando appunto, come ho detto all'inizio del video, a visualizzare un qualsiasi video, mi appare sempre un avviso di errore che manca il plugin necessario per poter vedere quel video. E se avvio un paio di giorni fa, se avviavo Totem in un terminale per vederne gli eventuali messaggi d'errore, in effetti Totem mi mostrava messaggi tipo questo. Questi qui sono solo due esempi dei messaggi. A dipendenza del tipo di video che provavo ad aprire, lui naturalmente cambiava il tipo di messaggio di errore. Vedete, in inglese però missing plugin vuol dire plugin mancante. In questo caso ho provato ad aprire un video di tipo WebM, mi dice guarda che non posso perché mi manca il plugin che gestisce il formato WebM. Ne ho provato un altro, in questo caso è QuickTime, e lui stesso errore, missing plugin, mi manca il plugin per gestire il formato QuickTime. Ora vi ho appena mostrato che in Ubuntu Software Center si vedono tutti i plugin installati, quindi non è logico questo messaggio di errore. È impossibile che manca il plugin perché in realtà ci sono tutti installati. Prima di risolvere il problema, mi sono anche preoccupato di registrare un breve video di un minutino che vi mostra gli errori che Totem mi dava appunto al momento che ho avuto il problema. Ecco, adesso io ve lo mostro, è proprio un minutino senza audio né niente. Eccolo qua, quindi facciamo così. Avvio il video, vedete lo sto registrando. Questo è Totem aperto e apro ecco, vedete, si è verificato un errore. La riproduzione di questo filmato richiede un plugin che non ho. Provo con un altro formato WebM, la riproduzione di questo filmato richiede WebM che non ho. Chiudo Totem e lo riapro perché cambia la visualizzazione del messaggio d'errore. Vedete che faccio la stessa cosa, lui parte. Ecco, questo, tra l'altro, probabilmente
vi sarete già imbattuti in questa finestra se avete aperto un file audio o video che il vostro sistema non riconosce ancora, Totem o altri programmi fanno partire automaticamente la ricerca dei plugin multimediali. Questo è previsto da un sistema Ubuntu, Poniamo il caso che durante l'installazione del sistema operativo non avete scelto di installare i codec per i formati proprietari. Alla prima canzone MP3 che volete ascoltare, se tentate di aprirla, per esempio, con Totem, questa canzone, Totem si accorge che il plugin GStreamer per gestire il formato MP3 non è installato sul vostro sistema. E fa partire automaticamente questa ricerca di plugin multimediali. Ecco, questo è una distribuzione, un sistema operativo Ubuntu fa questo in automatico. Cerca nei repository ufficiali di Ubuntu il pacchetto di GStreamer necessario a gestire quel tal formato. In questo caso io ho provato con un paio di formati video, vedete, ho tentato di aprire il video in formato WebM e Totem invece di far partire il video come io mi aspetterei, perché il plugin abbiamo visto che in realtà è installato nel mio sistema, in realtà lui fa partire la ricerca dei plugin come se non esistesse il plugin. E questo è proprio il problema, è un errore perché in realtà il plugin nel sistema c'è e poi ecco che dà l'errore che abbiamo visto prima. E vedete che con qualsiasi tipo di video, ecco, questo è un video AVI. Lui cerca il plugin QuickTime per poterlo mostrare, niente da fare. Provo anche con l'MP4, stessa cosa, ricerca dei plugin, malgrado che, ripeto, sul mio sistema abbiamo visto è evidente che sono installati e lo erano anche in questo momento. Ecco, finito il breve video per dimostrarvi il mio problema. Quindi mi sono trovato tutto ad un tratto senza più piattaforma multimediale. Niente più video e qualche audio funzionava ancora, ma in realtà non ho provato tutti i formati. Comunque i video di sicuro non funzionavano più. Questo era il mio problema di partenza che ha causato, scatenato appunto la mia ricerca in rete problematica che vi ho già descritto prima, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che alla fine, finalmente, sono arrivato a raggruppare qui le informazioni necessarie a risolvere anche in modo tutto sommato banale e semplicissimo il problema. E alla fin fine, per fortuna, la soluzione è veramente banale, però bisogna pur saperla, se non la si sa, si è bloccati. A questo punto, una volta registrato questo video dimostrativo del problema, mi sono dedicato alla mia ricerca delle informazioni uno, ho dovuto capire, appunto, stabilire che cos'era, cosa poteva essere il problema, l'origine del problema. Ecco. L'origine del problema può essere causata, dico può, ma in realtà è praticamente sicuro, è causata dal registry di GStreamer corrotto. Ecco, registry, una parola che in ambito Linux può suonare un po' male, siamo abituati forse più in ambito Windows a parlare del registry di sistema, ma è un termine così tecnico per stabilire il file con determinate informazioni in modo che funzioni un determinato sistema. Ecco, GStreamer si appoggia a un suo file che viene chiamato registry, che è quello che vedete qui. Vedete che infatti si chiama registry. Poi l'architettura del mio sistema operativo è un 64 bit punto bin. Quindi GStreamer allo stato corrente non usa più file XML, file di testo, punto conf, testo, niente, usa un formato bin che non è apribile se non da GStreamer stesso. Noi non possiamo aprirlo in gedit, in un editor o un qualcosa. È un formato, come dire, binario. Ecco, punto bin vuol dire binario, quindi non è leggibile in formato umanamente leggibile. È un formato suo che, vabbè, è così. La scelta del progetto GStreamer di, come dire, proteggere le sue informazioni, le sue impostazioni con un formato che non è facilmente, come dire, rovinabile, magari anche senza volerlo, ecco, aprendolo in un file di testo, come era invece in precedenza. Vabbè, a parte questi dettagli, questa è la causa, quindi questo file in un qualche modo con i miei pasticci l'ho corrotto e quindi Totem e di conseguenza GStreamer
accedendo a questo file non trovavano più le informazioni giuste, quindi era un sistema confuso e avete visto che reagiva in modo sbagliato o non come ci aspettiamo. Come fare a ripristinare la situazione? Per fortuna che GStreamer ci permette di risolverla facilmente. Passo 1, eliminare il file, che è in questo percorso, Adesso qua ho messo home Nicole, la mia home. Ma naturalmente la vostra sarà home, che ne so, Pinco, Pallino, e quello che importa è questo. Nella vostra home avete una cartella nascosta che si chiama cache con varie impostazioni anche di altri programmi. Qui dipende da cosa avete installato sul vostro sistema, possono variare queste cartelle, ma quella che ci interessa è la GStreamer 1.0. Ho fatto un po' in fretta, GStreamer 1.0. Eccola qua la cartella, e dentro in quella cartella c'è appunto un file e non più di uno, me lo credo, non lo so se poi GStreamer potrebbe anche crearne altri, ma quello che ci interessa è il registry. Eccolo qua. E questo file va cancellato, quindi è corrotto, è inutile tenerlo lì perché non ci farà funzionare nulla, è corrotto questo file. Dobbiamo farlo. Lo scopo è farlo ricostruire da GStreamer stesso e quindi ricreandolo da zero sarà di nuovo corretto. Questa operazione è, come dire, applicabile quando si vuole, cioè non è necessario farlo naturalmente se il vostro sistema funziona correttamente, ma vi mostro adesso che lo rifaccio praticamente, rifaccio queste operazioni perché non rovino più nulla, ormai la procedura è questa, la si può rifare all'infinito perché GStreamer ricostruirà sempre da solo questo file, quindi lo posso tranquillamente eliminare, faccio delete, a questo punto il registry è sparito e siamo arrivati a questo punto, quindi ho eliminato il file, diciamo, corrotto di registry. Per ricostruirlo, un modo banalissimo è, per esempio, riaprire Totem, l'ho chiuso prima, adesso lo riapro, semplicemente riaprendo Totem o un qualsiasi altro programma che fa capo a GStreamer, tipo Rhythmbox, ecco il lettore musicale, il player musicale che è installato per difetto sui sistemi Ubuntu e Rhythmbox, che a sua volta fa capo a GStreamer, quindi potrei aprire anche questo. Oppure stiamo pure sul totem, oppure mi sembra che adesso si chiama video addirittura, neanche più totem, il lettore multimediale per difetto di GNOME. Clicco, lo riapro, ci mette un po', perché ci mette un po'? Perché prima di aprirsi totem, GStreamer sta ricostruendo il registry. Eccolo qua, costruito bello nuovo di pacca e funzionante. È abbastanza, quindi banalmente, ma veramente la soluzione, come vedete, è una stupidata la soluzione, banalissima. La difficoltà è stato trovarla e capirla, cosa stavo facendo, ecco. Adesso che l'ho capito, vedete, l'ho rifatto e la potrò rifare anche 100 volte perché funziona sempre così. Adesso, quando ho risolto questo problema nella giornata di ieri, praticamente perché l'ho risolto ieri sera, il mio problema. Mi sono visto che magicamente Totem ha ricominciato a mostrarmi i video, a farli rifunzionare. Posso anche dimostrarvelo facendo ripartire quello che mostra il problema e vedete che in realtà non è partito la ricerca dei plugin, ma è partito il video correttamente. Perché adesso Totem e GStreamer sono tornati a vedere i plugin che sono installati sul mio sistema, ciò che prima non succedeva più. Ok, detto questo, questa è una modalità per risolvere il problema di GStreamer corrotto, diciamo del registry di GStreamer corrotto, ed è veramente la più semplice e banale. Già che c'ero, ho documentato anche un'eventuale alternativa che è leggermente più complessa, nel senso che richiede un po' più di lavoro di questa. Questa qui è veramente la più diretta e la più banale. Un'alternativa, casomai per un qualsiasi motivo che in questo momento non riesco a immaginarmi, non funzionasse o non vi andasse bene questa soluzione, ce n'è anche un'altra che arriva, fa la,
la stessa cosa in sostanza, lo scopo è sempre quello. Questa però richiede prima di tutto di installare un pacchetto dei tools, ovvero degli strumenti di GStreamer. Quindi aprite il vostro Ubuntu Software Center e cercate GStreamer 1.0 Tools. Dico, ripeto, siccome poi i prodotti come GStreamer, i progetti vanno avanti nel tempo. In questo momento storico, 30 ottobre 2014, stiamo parlando di GStreamer 1.0. In futuro, gli anni a venire, magari, che ne so, vi capita questo problema fra 3 anni, magari c'è già GStreamer 1.5 oppure 2.0, però magari questo problema si risolve comunque in questo modo. Però ecco, tenete presente che adesso parliamo di 1.0 perché concretamente adesso è GStreamer 1.0. Ok, quindi l'alternativa, dicevo, alla soluzione che abbiamo appena visto, applicata, l'alternativa è installare questo pacchetto. Quindi gli strumenti di GStreamer, i quali ci porta nel nostro sistema a disposizione alcuni comandi da terminale, fra i quali c'è quello che useremo fra un attimo. Quindi, prima di tutto, una verifica. Dovete verificare se nella vostra home, quindi direttamente nella home, attivate la visualizzazione delle cartelle dei file nascosti e verificate se per caso c'è una cartella con questo nome, punto, quindi nascosta, gstreamer 1.x, e cancellarla. Sul mio sistema questa cartella già non c'era, quindi io l'ho messo per documentazione, per completezza di documentazione. Io non l'ho trovata questa cartella, magari qualcuno ce l'ha, altri no, non lo so. Comunque io l'ho messo, è un punto che ho trovato nelle varie informazioni in rete. Va bene, doveste qualcuno di voi averla, cancellatela tranquillamente. Ma questa è solo una premessa. La soluzione, quindi torno in cache qua dentro, ricancello il registry perché lo scopo dell'esercizio è ricrearlo. A questo punto il pacchetto che abbiamo installato ci ha messo a disposizione questo comando. Ecco, per ricostruire il registry in un terminale eseguiamo questo comando. Quindi qui ho già aperto un terminale, quindi gst, che poi gstreamer, come si dice, contratto, ecco, inspect, quindi è un comando che suggerisce l'ispezione di qualcosa, quindi del suo registry, gst inspect, e 1.0 proprio per forzare il controllo di questa versione 1.0. Facciamo enter e vedete che in realtà in una frazione di secondo sono state stampate a video nel terminale talmente tante informazioni che non vediamo neanche più il comando che abbiamo dato. Insomma, tutta una sfilza di plugin e di componenti che GStreamer, questo comando gstreamer inspect, ha riconosciuto nel vostro sistema. Quindi tutto questo è quello che lui in realtà ha visto e che usa per ricostruire il registry, che vedete che il file di registry nel frattempo è riapparso per l'ennesima volta nella cartella, perché questo comando ha controllato nel sistema cosa c'è installato e di conseguenza ha creato il file registry corrispondente. Alla fine, magari interessante rispetto alla soluzione più semplice, alla fine, appunto, qui dico che verranno installate molte informazioni, vedete qui quante sono, questo è solo un elenco parziale, poi è interrotto. Alla fine viene stampata una riga di totali simili a questi. Ecco, nel mio caso, nel mio sistema ci sono questi totali, nel vostro magari ci sono numeri diversi, però vedete che alla fine questo GST Inspect ci dice che ha riconosciuto e trovato 214 plugins, ecco qua, corrispondenti o che permettono di avere 1206 features, ovvero, come dire, proprietà, funzionalità di GStreamer, ecco, grazie a questi 214 plugins. Questo, ripeto, nel mio particolare sistema installato qui che sto usando adesso, di Ubuntu 14.04 LTS. Fatto sta che avete visto che due strade che hanno lo stesso scopo arrivano allo stesso risultato, quello di ricreare questo famoso registry che è fondamentale per il funzionamento di GStreamer. Qua dentro ci sono, ormai credo che l'abbiate
intuito benissimo, ci sono tutte le informazioni relative ai plugin presenti nel vostro sistema. Qualora voi andaste con Ubuntu Software Center ad aggiungere o togliere ulteriori plugin, naturalmente questa installazione di pacchetti o disinstallazione di pacchetti va ad influire automaticamente su questo file. Voi non ve ne accorgete mai, per quello che dico che se non avete problemi con GStreamer, come nemmeno io ne ho mai avuto in vita mia fino all'altro ieri, non sapete neanche che dietro tutto c'è questo file che contiene appunto tutte le informazioni sui plugin aggiunti e tolti nel tempo nel vostro sistema. E però appunto c'è tutto un lavoro dietro le quinte che fa in modo che questo file rispecchi sempre la situazione dei plugin nel vostro sistema aggiornata. Fatto sta che vi ho mostrato appunto due modi per ricostruire questo file qualora fosse corrotto per un qualsiasi motivo. Ecco, poi alla fine naturalmente di questa procedura potete tranquillamente riavviare Totem o, ripeto, Readmebox o PTV come editor video o qualsiasi di questi programmi che fanno capo a GStreamer e ricominciare tranquillamente a vedere i vostri video come se niente fosse. Una nota finale prima di concludere questo, come dire, video di pronto soccorso di emergenza, ecco, mi piace questa definizione, video di pronto soccorso. Una nota finale, qualcuno potrebbe dire: a me questo video non interessa per niente perché uso VLC. Per esempio, ecco, VLC è un prodotto fantastico, un lettore multimediale che digerisce di tutto e che non ha niente a che fare con GStreamer, è proprio un corpo, come dire, estraneo all'architettura di GNOME perché ha le sue librerie e ha i suoi plugin, è tutto suo a parte. Ecco, VLC è tranquillamente installabile naturalmente in Ubuntu. Semplicemente con un paio di clic il pacchetto VLC è lì a disposizione e installerà tutta la sua architettura, tutti i suoi plugin, i suoi pacchetti per poter funzionare. Ecco, niente da dire contro VLC, è un prodotto fantastico. Chi lo preferisce lo usa tranquillamente, anch'io l'ho già provato, ma è una questione personale questa, eh. Io preferisco usare le soluzioni predefinite se soddisfano le mie esigenze, ovvero installo Ubuntu, posso fare quello che ho bisogno di fare col mio PC, non vedo il motivo di installare appunto ulteriori software che fanno più o meno la stessa cosa se già mi va bene quello che c'è in dotazione standard. Ecco, il sistema è meno, più, come dire, più leggero, occupa meno posto sul disco e tutto. Se fa quello che deve, perché devo andare a installare soluzioni alternative che per niente, che poi magari devo sempre scegliere, oggi uso questo, uso quell'altro. A me è così, è proprio una questione di gusti personali e di impostazione personale. Quindi GStreamer è la piattaforma multimediale che è installata per difetto in un sistema come Ubuntu basato su GNOME, va benissimo, almeno per quello che ho bisogno io, va benissimo, non mi dà nessun problema e non mi dà nessun motivo per andare ad installare un VLC o un M-Player o qualcosa, una qualsiasi altra cosa di alternativo. Tutto lì, eh? Niente, appunto, non vorrei essere frainteso, non è una critica a VLC, ma semplicemente una scelta personale di non installare qualcosa che svolga dei compiti, eccolo qua, VLC, che svolga dei compiti che già fa qualcosa che mi trovo già installato per difetto sul mio sistema, tutto lì. Senza contare appunto che GStreamer è, come ho detto anche all'inizio del video, è un ottimo, almeno ad oggi è diventato un ottimo set completo per la gestione della multimedialità, che nel tempo appunto era un progetto che è cresciuto bene, nel tempo si è consolidato, ha avuto anche il suo successo, è un'ottima piattaforma alla quale appoggiarsi, ci sono vari programmi che si appoggiano a GStreamer. E quindi appunto non vedo perché devo andare a cercare soluzioni alternative quando ce l'ho già installata, pronta. Tutto lì, ecco. Questo lo dico,
prima dei saluti, proprio perché so che ci sono i fan di VLC che potrebbero anche dirmi: ma guarda, se hai problemi con GStreamer, lascia perdere, tanto c'è VLC che funziona sempre, digerisce tutti i formati. Lo so, ma appunto, ecco, mia decisione e preferenza personale, l'ho spiegata. Ecco, con questo, voilà, finalmente ho concluso questo video di pronto soccorso e di emergenza. Spero, anzi, questa volta non finirò il video con dire spero che vi sia interessato, che vi sia utile, perché appunto non spero che voi abbiate il problema. Spero che questo video non serva mai a nessuno, come si spera che una medicina non serva mai a nessuno. Ecco. Voilà. Comunque, niente, buono sapersi che è archiviato sul mio canale questo video che spiega una soluzione facile ad un problema non indifferente. Ecco. Con questo concluso, vi saluto, vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!